Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso, comune delle Marche colpito dal recente terremoto che ha devastato i borghi e i paesi tra i più belli d'Italia, è stato invitato nella nostra zona da Mitra Onlus, l'associazione rivana che opera in Myanmar a sostegno dell'etnia Karen, in Eritrea contro la miseria e nel nostro Trentino con il progetto Cometa, per i bambini afflitti da patologie complesse. Il sindaco marchigiano ha ricevuto in dono una consistente cifra raccolta dal comune di Tenno a sostegno della ricostruzione di una palestra che, nelle intenzioni del primo cittadino di Visso, servirà a dare alle popolazioni colpite dal terremoto una nuova piazza e un po' di serenità a gente ora sfollata. Accanto alla presidente dell'associazione, Cinzia Semeraro, vi era Gianluca Frezzi, sindaco di Tenno, che con la sua comunità ha individuato nel piccolo comune marchigiano l'obiettivo dell'aiuto dei tennesi. La cifra donata dal comune di Tenno, a Visso, è pari a 16.000 euro, mentre una cifra simile è stata la donazione di Mitra Onlus, che la presidente Cinzia Semeraro aveva consegnato un paio di settimane fa direttamente nelle mani di Pazzaglini. Niente, io devo ringraziare di cuore e, come ho detto anche questa sera, orgoglioso, fiero e innamorato della mia comunità, perché ha dimostrato un grande senso di appartenenza, ma soprattutto di vicinanza quando ci sono le problematiche, quelle vere, quelle serie. Sia con San Felice qualche anno fa aveva dimostrato una grande sensibilità nella raccolta fondi, che peraltro incredibilmente gemella, no? 16.000 euro. Poi in questa, il 20 dicembre, avevamo deciso di... E come mai abbiamo scelto Visso? Noi ci accomuna un filo che ci accomuna sono i borghi più belli d'Italia e le bandiere arancioni. Solo che c'era sia Matrice, sia Norcia e Visso. Noi ci siamo guardati con i responsabili delle associazioni presidenti, gli alpini, che ringrazio, che si sono fatti capofila di questa... inizialmente lotteria, poi donazioni da parte di privati, di tutto il consiglio comunale, e abbiamo deciso Visso perché ci accomuna lo stile di vita, paesini di montagna, culture montane e gli abitanti, il numero di abitanti. Amatrice già era seguita dalla Protezione Civile Trentina, Norcia sappiamo che è San Benedetto patrono d'Europa, bene per loro, perché qui bisogna veramente dare una mano. Questo è proprio il momento per aiutare queste persone che hanno subito, penso, uno degli eventi naturali più difficili anche da accettare, quando è proprio madre natura che, ahimè, quando decide di aggiustarsi ti gira le spalle. Il terremoto non lo vedi, lo senti, e quando lo senti è tardi. E se penso a quelle persone che prima di tutto hanno perso la vita, chi rimane, cosa vuoi, un'anima ferita fino alla fine, e poi, non per ultimo, perdere la cosa più intima che hai, che è casa tua. Io posso solo augurare di cuore a tutta quella parte del centro Italia che ha subito questo evento naturale, che il futuro gli rendi almeno metà delle gioie delle sofferenze che stanno vivendo in questo momento. È un grande augurio, un in bocca al lupo a loro. Con questa donazione l'Alto Garda si è dimostrato molto generoso per il comune di Visso. Sì, generoso, ma non solo per l'aspetto economico della fattispecie, ma anche e soprattutto per il calore umano che ci è arrivato da qui. Francamente non avrei mai immaginato di poter arrivare a considerare amici delle persone che fino a poche settimane fa non conoscevo, ma lo faccio con convinzione ora. Perché, come dicevo prima, quello che ci è stato dato da subito è stato calore, è stato supporto, un sostegno che poi si è concretizzato anche in un importo economico che da realtà associative non molto grandi o da comuni piccoli, come in sostanza il mio, non mi sarei aspettato. Quindi devo dire che questa vicinanza del lago di Garda e del comprensorio in generale è stata decisamente inaspettata e decisamente superiore a quello che avrei mai immaginato. Le necessità principali per ricostruire il vostro paese? Allora, nell'indicare la necessità di dover ricostruire tutto il paese, implicitamente è come se avessimo detto quali sono, perché sono tutte. Io ho un ordine personale,
che indico innanzitutto nella necessità di ricostruire le persone. Sembra banale, però dovendo ricostruire praticamente il 90% del patrimonio immobiliare del mio comune, indicare le persone come prima necessità di intervento, secondo me fissa già un ordine di priorità che è imprescindibile. Dopo aver ricostituito la nostra collettività, dovremo ricostruire le nostre case e le nostre attività produttive. Le metto in ordine, ma nella sostanza l'intervento dovrebbe essere concomitante, perché senza autosufficienza economica non potremmo rimanere di certo nelle nostre zone. Noi siamo persone laboriose che non aspettano un'assistenza statale o di qualunque altro genere, ma che chiedono solo di potersi mantenere da soli. Quindi casa e lavoro dopo esserci ricompattati, perché purtroppo adesso siamo sparpagliati in un'area molto vasta, la maggior parte delle persone sono ad oltre 100 km dalle proprie abitazioni e lì vogliamo tornare.